L'imperfetto si forma invece dal tema o radice I, al quale si aggiunge il suffisso temporale ba più le desinenze attive. Ibam, io andavo, ibas, tu andavi, ibat, egli andava, ibamus, noi andavamo, ibatis, voi andavate, ibant, essi andavano. Lo stesso accade per il futuro semplice. Al tema o radice I aggiungiamo il suffisso temporale tipico del futuro, B, più le desinenze attive. Ibo, andrò, ibis, tu andrai, ibit, egli andrà, ibimus, noi andremo, ibitis, voi andrete, ibunt, essi andranno. Passiamo al congiuntivo e consideriamo il presente, che si forma dal tema o radice e, al quale si aggiunge il suffisso modale proprio del congiuntivo presente, che è a. Adesso si aggiungono poi le desinenze attive. Avremo quindi eam, che io vada, eas, che tu vada, eat, che egli vada, eamus, che noi andiamo, eatis, che voi andiate, eant, che essi vadano. L'imperfetto congiuntivo invece si forma dal tema o radice I, al quale si aggiunge il suffisso temporale modale re, proprio dell'imperfetto congiuntivo, più le desinenze attive. Quindi avremo irem, che io andassi, ires, che tu andassi, iret, che egli andasse, iremus, che noi andassimo, iretis, che voi andaste, irent, che essi andassero. Lo stesso avviene per l'infinito presente, che fa ire, andare, e per l'imperativo presente. La seconda persona singolare è semplicemente I, va tu, la seconda persona plurale è ite, andate voi.